Allora ragazzi, com'è andata questa vostra giornata a Masseria Pantano? Cosa avete realizzato? Innanzitutto abbiamo realizzato dei fotomontaggi, dovremmo realizzare dei fotomontaggi e dei videomontaggi dove in pratica diciamo ciò che vediamo nella masseria e anche ciò che dovrebbe essere fatto per salvare la masseria. Per A quante firme siete arrivati con la petizione? adesso siamo arrivati a 146 firme per Masseria Pantano e 110 per Masseria Giardino. Non sono poche, insomma, per una No, questione diciamo di no. che ormai è anche annosa, insomma, tanti cittadini la conoscono. Sì, molti la conoscono. Che sensibilità avete trovato anche da parte dei Rispondi tu, foggiani? Gabri, rispondi tu, non so se... Guardi, diciamo che dobbiamo ancora partire comunque con sensibilizzazioni di tipo informativo, quali banchetti per il centro e diciamo altri metodi insomma, di diffusione. Però la nostra idea era quella di parlare con i cittadini del quartiere per capire quale fosse l'uso principale o la destinazione che loro vogliono appunto per questa masseria. Che ne pensate, insomma, di tutto il quartiere? In pochissimi anni, anche provenendo da Via Gandhi, insomma, stanno crescendo palazzi su palazzi, lì dovrebbe sorgere quasi un altro quartiere, no? Al comparto 28. Alla fine, diciamo, un bene storico come questo, immerso in un non luogo quasi, come quello della macchia gialla, che cosa potrebbe diventare secondo voi? Secondo noi, vabbè, noi vogliamo chiaramente sentire la voce dei cittadini. Le prime idee che possono appunto saltarci in mente sono quelle di un centro ricreativo o anche ludico, dove praticamente si possono usare i campi circostanti, un'area molto vasta, per appunto svolgere delle attività anche all'aperto, oppure anche rigenerare la masseria per compiere delle attività al chiuso. Bisogna vedere, bisogna parlare con i cittadini, ciò che dicono loro, diciamo. La nostra volontà è quella appunto di accontentare loro, perché alla fine ne usufruiranno loro in particolar modo, poiché praticamente è vicinissimo al quartiere, c'è stata un'urbanizzazione selvaggia, infatti è tutto circondato da case. Certo, nessuno di voi, qualcuno di voi abita qui in questa zona, quindi non siete No, neanche del. diciamo personalmente io non sono di questa zona. Ok.